La mentalità antiscientifica, anche questo è uno degli articoli che compare nella raccolta Legge e Mercato, che è il secondo libro di Birindelli, che si può acquistare sia sul sito dell'autore, cioè di Birindelli, oppure su Amazon, oppure presso la libreria del Ponte di Guglielmo Piombini a Bologna. Qui ci sono tutte le indicazioni. Questo è il sito di Birindelli, Catalaxy Institute, oppure sul sito della libreria del Ponte di Bologna di Guglielmo Piombini. Legge e Mercato è una raccolta di articoli indipendenti di economia e filosofia politica. Questo articolo sulla mentalità antiscientifica è il sesto della raccolta di 15 articoli, la raccolta è il libro. E in particolare questo articolo, come anche gli altri, si trova proprio nel sito Catalaxy di Birindelli. Comunque leggiamolo direttamente dal libro. La mentalità antiscientifica ha diverse caratteristiche tipiche. Una è di fare appello e considerare inviolabile il consenso acquisito. Un consenso che viene fabbricato dal potere politico, oggi attraverso le università e i media mainstream. La mentalità e l'approccio antiscientifico consiste nell'evitare di mettere in discussione il consenso acquisito. E Birindelli porta una serie di esempi storici in cui il consenso acquisito si è poi dimostrato sbagliato e ha rappresentato un freno al progresso. Parla innanzitutto della rivoluzione copernicana. Il consenso acquisito era che fosse il Sole orbitare intorno alla Terra. Dopo molte resistenze ideologiche, invece, fu finalmente accettata l'intuizione di Copernico, cioè il paradigma dell'universo eliocentrico, con il Sole al centro e la Terra che gira intorno al Sole. Altro esempio, successivamente siamo verso la fine del 1800, ultimi 30 anni, il consenso acquisito era che il valore di una cosa fosse determinato dalle sue proprietà, per esempio il numero di ore necessarie per lavorare e produrre quell'oggetto, e che quindi il valore di una cosa fosse un valore oggettivo. Nel 1871 Karl Menger dimostrò invece che il valore di una cosa dipende da quanta della sua proprietà una persona è disposta volontariamente a cedere in cambio di quella cosa, quello che si chiama il valore di mercato. E non c'entra niente, per esempio, il numero di ore lavorate per produrre quella cosa. Questo quindi è il valore soggettivo che dipende dalle preferenze e dalle priorità dell'individuo. Una conoscenza che ha solo lui e si esprime attraverso le sue libere azioni di scambio nel mercato. Altro esempio, ancora successivo, all'inizio del XX secolo, qui Birindelli parla della rivoluzione costituita dalla relatività di Einstein. Si credeva che tempo e spazio fossero concetti assoluti, invece Einstein dimostrò che il tempo è relativo allo stato di moto dell'osservatore e, per esempio, due eventi simultanei per una persona che si trova nel sistema di riferimento della stazione non sono simultanei per un'altra che è seduta invece nel treno, nel sistema di riferimento del treno. Visto dalla stazione, il tempo dentro al treno scorre in modo differente, più lentamente e con una desincronizzazione degli orologi. Successivamente Einstein sviluppò la teoria della relatività generale, dimostrando che sono indistinguibili gli effetti non inerziali, quindi le accelerazioni, e la gravità. Veniamo invece adesso agli errori di oggi. Il consenso acquisito oggi, per esempio, in riferimento alla legge, è che la legge è quella che viene fatta o decisa dall'autorità secondo le procedure burocratiche previste, in particolare in Italia dalla Costituzione italiana. E viene quindi fabbricata dalle istituzioni democratiche, secondo l'iter costituzionale. Mentre invece la teoria corretta è l'altra, è l'inverso, cioè che la legge esiste indipendentemente dalla volontà e dalle decisioni di qualunque autorità. Oggi purtroppo non c'è possibilità di confronto, di discussione su questo tema, perché appunto domina una mentalità antiscientifica, che è ostile alle libertà e favorevole al collettivismo. In generale la storia della scienza si può leggere proprio come lotta contro il consenso acquisito. Lo scienziato spesso, o all'inizio da solo, in lotta contro il sistema, facendo affidamento sulla logica e la coerenza astratta della sua ricerca, è pronto a mettere in discussione le basi, la struttura portante del consenso acquisito. Cioè è capace di mettere in discussione il paradigma dominante. Viceversa, che cos'è lo scientista?
A differenza dello scienziato, lo scientista è accecato dall'arroganza e da un'implicita pretesa di onniscienza, ha paura del cambiamento. Personifica la mediocrità, la chiusura, il rifiuto a priori, la rinuncia al confronto. Il conservatorismo. Oggi qual è il luogo dove è massima la concentrazione di scientisti anziché di scienziati? È proprio l'università. L'inerzia della mente umana e la sua resistenza all'innovazione non sono tipiche, come si potrebbe credere, della massa ignorante, ma dai professionisti con un interesse privato nella tradizione e nel monopolio dell'educazione. L'innovazione minaccia la mediocrità accademica, mette in pericolo la sua autorità oracolare e evoca la paura che l'intero edificio intellettuale possa crollare, quindi che possa rovesciarsi il paradigma. E quindi il consenso acquisito. La struttura portante del consenso acquisito non può essere messa in discussione. Spesso, dice Birindelli, gli scienziati hanno un'innata avversione nei confronti dell'autorità. Einstein, per esempio, nutriva questa antipatia nei confronti dell'autorità scientifica. Le sue teorie erano rivoluzionarie nel campo della fisica. C'era un legame fra la sua creatività e la sua volontà di disobbedire all'autorità. Quando poi Einstein, nella seconda parte della sua vita, perse questa inclinazione a ribellarsi, perse anche creatività, i suoi contributi scientifici furono più modesti. Einstein scrisse e disse: "Per punirmi del mio disprezzo dell'autorità, il fato mi ha trasformato me stesso in autorità." Se gli scienziati hanno un certo disprezzo dell'autorità, invece gli scientisti, al contrario, mostrano spesso servilismo nei confronti dell'autorità e infatti dipendono dai favori dell'autorità, il loro prestigio e il loro potere dipende proprio dall'autorità. Quindi gli scientisti non sono una minaccia per l'autorità, anzi il contrario. La minaccia per l'autorità sono invece gli scienziati. L'autorità quindi reagisce in modo ostile alle ricerche degli scienziati veri. L'autorità tende a ignorare la scienza vera, a denigrarla, isolarla, ostacolarla, a rifiutare il confronto e a volte arriva perfino a minacciarla e perseguitarla. Oggi un altro esempio importante di consenso acquisito e di scientismo è quello che si contrappone alla corretta scienza economica, che è la scuola austriaca di economia. Le autorità accademiche nel campo dell'economia rifiutano a priori il confronto con gli economisti austriaci, un confronto su basi logiche razionali. E questo accadeva anche secoli fa, durante la rivoluzione copernicana, agli astronomi copernicani, che venivano osteggiati dalle autorità religiose. Infatti, in entrambi i casi, dice Birindelli, le nuove scoperte scientifiche rimettono in discussione il rapporto fra l'uomo e la divinità. Qual è questa divinità? Nel caso della rivoluzione copernicana, la divinità era Dio. Nel caso invece della scuola austriaca di economia, per esempio, la divinità è lo Stato moderno o totalitario. Infatti, oggi abbiamo il culto dello Stato moderno, il mito della democrazia. In pratica è una nuova teologia. In entrambi i casi, quindi sia la rivoluzione copernicana che la, speriamo, futura rivoluzione economica, cioè nello studio dell'economia, in entrambi i casi il confronto è tra semplicità e astrusità. La semplicità del modello copernicano contro l'astrusità del modello tolemaico, ma anche la semplicità della scuola austriaca di economia rispetto all'astrusità dei modelli economici mainstream dominanti oggi. È un confronto fra deflazione legislativa e iperinflazione legislativa. Qui abbiamo perciò il confronto tra la legge con la L maiuscola, intesa come principio generale, che porterebbe a una deflazione legislativa, perché in fondo è un principio solo con alcuni suoi corollari derivati, e invece l'iperinflazione legislativa, che è quella che vediamo oggi, prodotta dai parlamenti, che appunto fabbricano la legge Fiat, il positivismo giuridico. E poi, di nuovo è una battaglia fra non arbitrarietà e arbitrarietà. Le leggi dell'economia, così come studiate dagli economisti austriaci, sono non arbitrarie. Lo stesso il principio di non aggressione, cioè la legge con la L maiuscola, mentre invece la legge Fiat è arbitraria. Così come tante premesse e conclusioni delle moderne teorie economiche, oggi dominanti. Si tratta in tutti questi casi dell'inversione di un sistema di riferimento. Una rivoluzione copernicana, secoli fa, che ha fatto passare dal geocentrismo all'eliocentrismo. Nel caso dell'economia, invece, è la sostituzione
appunto dell'economia mainstream di oggi con quella austriaca, e la sostituzione del positivismo giuridico con la legge, con la sovranità della legge con la L maiuscola. Che cos'è il positivismo giuridico? L'idea che la legge è il provvedimento particolare che deriva dall'autorità. Invece, che cos'è la legge con la L maiuscola? È il principio di non aggressione. Quindi la legge che non deriva dall'autorità, semmai il contrario, l'autorità deriva dalla legge, e la legge è regola generale negativa di comportamento individuale valida per tutti allo stesso modo. Cioè appunto il rispetto dei diritti della persona e dei diritti di proprietà. C'è poi tutto un discorso di coerenza e di armonia, infatti la scuola austriaca, insieme alle teorie sulla legge intesa come principio, armonizza in modo estremamente coerente scienza economica, etica, filosofia, politica e del diritto. C'è armonia tra tutti questi temi di studio, questo perché lo studio dell'azione umana non può prescindere dallo studio dell'idea astratta di legge che limita l'azione umana. Come dice Bruno Leoni, libero mercato e legge sono due facce della stessa medaglia. Infatti il libro di Birindelli in copertina ha proprio una medaglia di cui si vedono le due facce. Birindelli scriveva prima che l'Accademia è il luogo dove è massima la concentrazione di scientisti anziché di scienziati. Diceva all'inizio che il consenso acquisito viene fabbricato anche e soprattutto dalle università. E infatti, aggiunge qua Birindelli, che è oggi quasi impossibile trovare un corso universitario che si occupi di scienza economica e quindi dell'economia di scuola austriaca. Per trovare appunto un corso di scienza economica bisogna andare lontano dalle università, così come durante la rivoluzione copernicana per trovare la scienza astronomica vera bisognava andare lontano dalle autorità scientifiche, che insegnavano tutte quante l'universo con la Terra al centro. E allo stesso modo, se oggi si vuole trovare il denaro onesto, bisogna andare lontano dal denaro fiat delle banche centrali e anche delle banche commerciali. Qual è questo denaro onesto? È l'oro e le criptovalute, il Bitcoin per esempio. Tuttavia, in qualche raro caso, la scuola austriaca di economia viene insegnata anche nelle università. Birindelli cita due casi particolari, il professor Pascal Salin e il professor Huerta de Soto. In questi casi, questi corsi e questi scienziati vengono screditati dagli scientisti, i quali affermano che questi professori mettono in cattiva luce le università dove insegnano e le rendono di rango inferiore. Qua Birindelli fa un simpatico paragone con l'eleganza di una donna. Così come esistono due tipi di donne, quelle che prendono eleganza dai vestiti che indossano e quelle che invece conferiscono eleganza ai vestiti che indossano, così esistono due tipi di accademici, quelli il cui prestigio dipende da quello dell'università in cui insegnano, quindi prendono il prestigio dall'università, e quei pochi che invece danno prestigio all'università in cui insegnano. E questi sono naturalmente gli scienziati veri, quelli che non temono il confronto con chi ha idee diverse e nel confronto ricorrono all'argomentazione logica coerente invece che al consenso acquisito. Quindi Birindelli ritorna ad Einstein e ricorda che sviluppò la teoria della relatività e fece anche altre scoperte fondamentali al di fuori dell'università, in quanto l'università lo aveva osteggiato, soprattutto per via della sua irriverenza nei confronti dell'autorità. E perciò Einstein si guadagnò l'avversione dei professori. Birindelli vede un segnale di questa ostilità anche nel fatto che Einstein ricevette il premio Nobel non per la teoria della relatività ma per la spiegazione dell'effetto fotoelettrico. In ogni caso, dice Birindelli, è stato un bene che Einstein sia stato osteggiato e la sua teoria rifiutata all'inizio dalle università. Questo gli ha garantito la libertà necessaria per le sue ricerche, per i suoi articoli che hanno rivoluzionato la fisica teorica. Articoli che furono pubblicati nel 1905, l'anno meraviglioso della fisica, l'anno Semirabilis.